Mica ci sono soltanto gli easter egg, perché il film di Super Mario è pieno zeppo di curiosità, fra botteghino, live action e cognomi dei protagonisti. Pronti a scoprirle tutte? Iniziamo allora dagli sfracelli di incassi che ha già fatto, perché al momento è il film animato che ha incassato di più nei suoi primi 5 giorni di programmazione. Che ha incassato di più nella storia, eh? Così, tanto per iniziare in maniera tranquilla. Pensate che ne ha fatti 377 solo la sua apertura, una roba veramente enorme. E ovviamente è il film tratto da un videogioco più redditizio di sempre. Numeri che fanno girare la testa. Però, come tanti di voi sapranno, non è il primo film tratto da Super Mario. Nel 1993 era infatti uscito quello proprio in live action con Bob Hoskins e John Leguizamo, una roba che ancora infesta gli incubi di tutti i fan del brand, soprattutto per quanto riguarda la resa di Bowser e di Yoshi. Cioè, in realtà per quanto riguarda tutto, era una roba terribile e infatti si è rivelato un flop commerciale di quelli importanti. Però, da quel film è venuta fuori un'altra curiosità, il cognome di Mario. Ecco, senza girarci troppo intorno, è Mario. Cioè, si chiamano Mario Mario e Luigi Mario. Dopotutto, se sono in Mario Bros, evidentemente Mario è il cognome. E deriva tutto da quel tragico live action. Qualcuno tra gli sceneggiatori aveva infatti suggerito di prendere la cosa alla lettera, dando ai due il cognome di Mario. Solo che poi Miyamoto, il creatore del personaggio, ha tagliato le gambe alla cosa dicendo che non era canonica e che quando l'ha sentita si è fatto una risata. Poi è stato il turno di Satoru Iwata, ex presidente della Nintendo ormai defunto. Senza girarci troppo attorno, aveva dichiarato alla rivista Kotaku che Mario non ha un cognome. Finita? Ovviamente no, perché nel 2015 Miyamoto ha pensato bene di cambiare idea. Durante le celebrazioni per il 30° anniversario di Mario in Giappone, ha confermato che Mario e Luigi condividono entrambi il cognome Mario. Quindi si torna al punto di partenza e al film del 93. Quanta fatica per chiamarsi Mario di cognome. Tra l'altro è d'accordo con questa teoria pure Charles Martinet, l'attore che ha doppiato il personaggio in vari medium dal 91. E ha pure aggiunto che Mario proviene da una lunga stirpe di Mario. Secondo l'attore c'è un Mamma mia Mario e un Papà Pio Mario. Forse non vogliamo conoscerli però. Tra le varie voci del film ce n'è anche una storica, oltre a quella proprio di Charles Martinet. Il film si apre infatti con una pubblicità per la nuova ditta degli idraulici Super Mario Bros. La donna che chiede l'intervento dei due fratelli è doppiata da Jenny Elias, la voce di Peach nel primo cartone animato di Super Mario, uscito tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, cioè The Super Mario Bros. Super Show. Restando sempre in tema Peach, la sua doppiatrice nel film è Anya Taylor-Joy, che non era proprio espertissima del prodotto prima di donare la sua voce alla principessa. Ha infatti ammesso che per trovare la voce perfetta per il personaggio ha giocato a diversi capitoli della saga videoludica. Chissà se l'hanno aiutata. Parlando ancora di doppiatori, Chris Pratt e Charlie Day danno le voci a Mario e Luigi, ma non è la prima volta che lavorano assieme proprio come doppiatori. Era infatti già successo per The Lego Movie e The Lego Movie 2. Tra l'altro, nel primo film Lego c'è una scena in cui il personaggio di Chris Pratt, Emmett Brickowski, osserva una minifigura su un pezzo di carta che assomiglia a Mario. Uno dei grandi successi del film è Peaches, la canzone di Jack Black. Nel film Bowser la canta per la sua amata principessa, ma la cosa più bella sapete qual è? Che potrà essere candidata agli Oscar. Jack Black ha infatti co-scritto e ovviamente cantato il brano, già diventato virale come canzone e come video musicale. Tornando a mercati dove si dovrebbero fare tanti soldi, c'è la questione della Cina. In teoria dovrebbe essere un mercato enorme per il cinema statunitense, eppure con Super Mario non è successo. Nei quasi 400 milioni di dollari in 5 giorni a livello globale, in Cina ne ha incassati appena 12. Cioè, in Italia 9. E capite, le dimensioni tra l'Italia e la Cina sono un pelino diverse. Dopo il Covid, infatti, è davvero cambiato tutto, assieme al conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo un'analisi di The Wrap, il pubblico cinese ha infatti un sacco di film nazionali da guardare. Le tensioni con l'Occidente poi fanno il resto e i blockbuster di Hollywood vengono snobbati o addirittura non ammessi nel paese. Il film sarebbe dovuto uscire a dicembre 2022, solo che è stato poi posticipato ad aprile 2023. E vabbè, succede, direte voi. Sì, però forse qualcuno avrebbe dovuto dire a McDonald's che dovevano aspettare pure loro. Infatti i giocattoli degli Happy Meal sono comunque usciti lo stesso verso gennaio, uguali a come li vediamo nel film. Magari i bambini non si preoccupano degli spoiler, però cercate di organizzarvi meglio la prossima volta. Chiudiamo con una piccola curiosità telefonica. Il numero che appare per poter chiamare Mario Bros è 917-555-0185. Ecco, 917 è davvero il prefisso di Brooklyn. Cioè, è lo stesso dei 5 distretti di New York: Brooklyn, Manhattan, Bronx, Staten Island e Queens.
mentre 555 invece viene spesso usato nei film e nelle serie quando si devono scegliere numeri di telefono per i personaggi. Visto che siamo arrivati a 10? Dai, potete ricompensarci con una bella iscrizione al canale, like, condivisioni e tutta quella roba lì. Yahoo!